È stato ricostituito il Collegio dei Revisori della Fondazione Marino Marini di Pistoia, organo ormai da tempo scaduto e pertanto inattivo. Lo rende noto l'ufficio del commissario straordinario della Fondazione, l'ex prefetto di Torino Raffaele Ruberto, spiegando che con l'ausilio di tale importante organo, indispensabile ai fini di una regolare e corretta gestione amministrativo-contabile, potranno essere finalmente formati e approvati i bilanci mancanti degli ultimi esercizi finanziari. In appena 2 mesi decorsi dalla nomina, fa sapere l'ufficio del commissario straordinario, la gestione commissariale ha anche opportunamente intrapreso contatti operativi con gli istituti di credito che intrattengono rapporti con la Fondazione al fine di definire con precisione e piena trasparenza la situazione finanziaria dell'ente. Infine, previe e opportune intese con la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze, è stata avviata un'attività rivolta all'esatta definizione del patrimonio artistico della Fondazione. La gestione commissariale, si spiega, ha inoltre prestato la massima attenzione anche all'attività scientifico-culturale propria della Fondazione. Sono riprese dunque dalla fine di novembre le riunioni del Comitato Scientifico deputato alla salvaguardia e alla promozione delle opere del Grande Maestro, oltre che all'attività certificativa delle opere sottoposte al loro esame. Vanno avanti anche i rapporti con l'amministrazione comunale, finalizzati a superare la situazione di stallo dell'attività museale, purtroppo ereditata. Infine, con il sostegno delle istituzioni e in particolare del prefetto di Pistoia, si confida che nei prossimi mesi potranno essere raggiunti ulteriori importanti risultati e data piena attuazione agli obiettivi del commissariamento.